La porta alchemica, simbolo dell'alchimia occidentale, è l'unica rimasta delle cinque porte di Villa Palombara, un'antica residenza romana situata nel quartiere Esquilino, edificata nella seconda metà del Seicento dal marchese di Pietraforte Massimiliano Palombara, appassionato di esoterismo ed alchimia e assiduo frequentatore della corte di Cristina di Svezia. È uno dei cinque ingressi che il marchese aveva fatto ricoprire da simboli alchemici per attirare l'attenzione di chi poteva svelarne i segreti. Nel 1873 la porta magica fu smontata e ricostruita nel 1888 all'interno dei giardini della moderna Piazza Vittorio, su un vecchio muro perimetrale della chiesa di Sant'Eusebio. Prende anche il nome di Porta Magica, Porta dei Cieli o Porta Ermetica, ed è stata salvata presumibilmente per il suo alone di mistero e le curiosità leggendarie che alimentava. Fu sistemata nel giardino della piazza nel 1890, accanto a due statue prelevate dalle rovine del Tempio di Serapide, raffiguranti il dio egizio Bes. La sua posizione originaria non era molto lontana da dove si trova oggi. Era lungo un muro perimetrale di Villa Palombara, che fronteggiava la strada Felice e la strada Gregoriana. La porta alchemica presenta un'iscrizione che consente di datarla al 1680 e rappresenta una delle massime opere alchemiche esistenti ad oggi a Roma. L'alchimia, antico sistema filosofico esoterico che mescola diverse discipline attinenti al mondo scientifico, è una scienza di origine egizia, molto cara alla regina Cristina di Svezia e al marchese Savelli Palombara. Il termine stesso deriva dall'espressione alchemat, il terriccio fertile, ombroso e oscuro che dopo ogni piena annuale si deposita sulle rive del Nilo, simbolo della nascita e della trasmutazione, a partire da quel colorito nero che in alchimia simboleggia la prima fase, l'anigredo, della grande opera. Il marchese era appassionato di scienze esoteriche ed egli stesso faceva esperimenti alchemici, tanto che all'interno della sua residenza fu creata una piccola dépendance come laboratorio personale. La sua passione era talmente grande che arrivò addirittura a finanziare un certo numero di alchimisti, invitandoli spesso nella sua villa. Tra questi vi erano personaggi particolarmente importanti, come la regina Cristina di Svezia, giunta a Roma dopo la sua abdicazione, il noto astronomo Domenico Cassini, l'illustre studioso padre Athanasius Kircher. Il marchese diede inizio quindi a un vero e proprio circolo. Secondo quanto tramandato dall'erudito Francesco Girolamo Cancellieri, un pellegrino denominato Stibeum, dal nome latino dell'antimonio, fu ospitato nel palazzo per una notte. Costui è identificabile con l'alchimista Giuseppe Francesco Borri, in un periodo di semilibertà dalla prigione di Castel Sant'Angelo, dove scontava la pena di eresia. Egli setacciò i giardini della villa alla ricerca di una misteriosa erba capace di produrre l'oro. Il mattino seguente fu visto scomparire per sempre attraverso la porta, ma lasciò dietro di sé alcune pagliuzze d'oro, frutto di una riuscita operazione alchemica, e una misteriosa carta piena di enigmi e simboli magici che doveva contenere il segreto della pietra filosofale. Il marchese, dopo vari tentativi falliti di decifrare il contenuto del manoscritto, decise di renderlo pubblico, facendolo incidere sulle cinque porte della villa e sui muri della Magione, con tutti i suoi simboli ed enigmi, nella speranza che un giorno qualcuno fosse riuscito a decifrarlo. La frase che contiene la formula magica è «Filius noster mortus vivit, rex ab ignaredit et coniugio gaudet occulto». Nostro figlio morto vive, torna re dal fuoco e gode del matrimonio occulto. Attualmente il portale, che è murato e circondato da una recinzione, ha due serie di tre simboli planetari, ciascuno di essi associato ad un metallo e ad un criptico motto in latino o ebraico, e alla stella a sei punte,
ossia il sigillo di Salomone. Sulla porta, inoltre, sono riportati simboli che alludono ai pianeti del sistema solare. Infatti, sullo stipite in alto troviamo Saturno, sullo stipite destro, in grigio, il simbolo di Giove. Invece, sullo stipite sinistro abbiamo un chiaro riferimento a Marte, mentre nella parte centrale troviamo il simbolo di Venere. In basso, quello di Mercurio, riferimento al metallo dell'argento vivo, e infine uno dei simboli principali, ossia quello del Sole, che contiene un'iscrizione ancora oggi sconosciuta. Inoltre, alla base della porta, troviamo un'altra criptica iscrizione palindroma, si sedes non is, ovvero sia, se siedi non vai, che al contrario si trasforma invece in si non sedes is, se non siedi vai, accompagnata dal simbolo della monade, ovvero sia la vera essenza dell'essere. L'iscrizione fa pensare che, oltre a dare fisicamente accesso allo speciale ambiente, la porta magica potrebbe aver rappresentato anche una soglia ideale che gli adepti simbolicamente oltrepassavano per raggiungere il più alto livello di purezza dell'anima, una condizione che, secondo i principi rosacrociani, era una condizione irrinunciabile per accedere ai segreti alchemici. Infatti, i simboli della porta sono un chiaro riferimento all'ordine dei rosacrociani, di cui la regina Cristina faceva parte, e sono stati ispirati al Savelli da libri seicenteschi di alchimia e magia, quali l'Aureum Seculum Redivivum di Henricus Madatanus o il testo Chimica Vannus risalente al 1666. La porta alchemica, inoltre, è stata spesso oggetto di interesse culturale, sia come scenografia dei film, ad esempio in Sono tornato di Miniero e L'anno 1000, sia come ambientazione nei videogiochi, come in Tomb Raider.